quando hanno ricevuto la mail inviata da mittenti senza nome, firmatisi sostenitori di un partito democratico libero e forte, Zingaretti, il suo vice Orlando, il commissario provinciale di Avellino Aldo Cennamo, non hanno dovuto scervellarsi più di tanto per risalire agli scriventi, niente a che vedere con Sturzo, parecchio a che fare con Franceschini, cioè la corrente del ministro dei beni culturali, area DEM, che in provincia di Avellino è capitanata dall'ex senatore Enzo De Luca. I liberi e forti senza nome sono gli stessi che sostengono la candidatura alla regione di Michelangelo Ciarcia. Chi invece non ricorre a inutili a questo punto escamotage e ci mette la faccia è Nicola Mancino, che parlando da semplice elettore del Partito Democratico, così dice, utilizza gli stessi argomenti per sostenere lo stesso candidato con le stesse ragioni che spiegano i presunti anonimi. Va premiata la coerenza di Ciarcia rispetto a chi cambia casacca dal mattino alla sera, ed è qui che i conti cominciano a non tornare, a contendere quella casella a Ciarcia è Livio Petito, il più votato nella precedente consiliatura, che è da sempre iscritto ad un solo partito, il Partito Democratico. Ha cambiato casacca insieme a tanti iscritti e consiglieri comunali del PD perché ha votato festa. La diatriba nel Partito Democratico tra traditori e traditi è diventata stucchevole e non vale la pena tornarci, ma se proprio si volesse andare per il sottile, a proposito di casacche, andrebbe fatto notare che per sostenere la candidatura di Ciarcia intanto si utilizza la mail di un ex del CDA De Alto Calore, per decenni vicinissimo a Mancino, passato poi con De Mita e recentissimamente rifulminato dal Partito Democratico. Si potrebbe anche notare che quelli che hanno cambiato casacca, soprattutto chi per anni ha predicato la necessità di una anche feroce palingenesi che presupponeva la liquidazione del PD e l'esilio per i suoi ex padri nobili, sostengono Ciarcia, mica Petito. Se Area Dem ha la forza e ragioni per cacciare dal partito i festiani, lo faccia o lo faccia fare, il resto è aria fritta, è aria fritta, è aria fritta, e di aria fritta non parleremo stasera a Studio Sera. Ci interesseremo dell'apertura del nuovo anno scolastico a poco più di un mese dalla prima campanella, come si dice. Ci sono difficoltà a rispettare le distanze, attrezzature, insegnanti, insomma vedremo quello che accade nelle scuole di Avellino, nelle scuole della provincia, con il consigliere delegato del comune di Avellino, Geppino Giacobbe, e con il consigliere provinciale delegato alla materia, Girolamo Giaquinto, che è anche sindaco di Montoro. L'appuntamento è intorno alle 21:15 su Prima TV, anche in diretta Facebook. Vi aspetto.